Allora, signor Giuseppe, come mai sono nate i trulli? Perché il conte di Conversano, nella metà del 1500, ha preso possesso di questo terreno e ne voleva dichiarare i Borboni di Napoli, che erano coloro che comandavano questa zona. Furbo, disse ai contadini: fate le case che volete, però non usate collanti. Collanti la colla, cioè, ma quello che è, sì. Perché qui questo modo? Quando da Napoli gli ispettori per controllare questa zona qui, il conte li obbligava a buttare giù le case per non pagare le tasse. Quindi senza malta giusto facilmente a buttarli giù. Così lui non pagava le tasse alle di Napoli, però nel frattempo i contadini le tasse a lui li pagavano. Quindi l'evasione fiscale dell'epoca da parte del conte. E l'unica struttura a secco di farlo, queste case, era quello di farlo circolare in questo modo. Sembravano un mucchio di pietra, no? Sì, molto bene, a cerchi concentrici, facilissimo. È l'unica struttura che si poteva senza malta. Ecco perché involontariamente è nato il trullo. Mentre il nome trullo dal greco bizantino significa tolos, la tomba etrusca, Agamennone. Da tolos, cambiato poi in italiano, trullo, trullo, strullo. Allora, vedete, prima si fa nel sottosuolo le fondamenta, si scava nel sottosuolo per creare la cisterna più che altro, e poi intorno alla cisterna si costruisce il trullo. La muratura del trullo viene poggiata direttamente sulla roccia, qui mezzo metro sottoterra e già fondamenti naturali. Non c'è cemento, non c'è ferro. Bioarchitettura. La muratura è fatta in due parti, frontale interno, frontale esterno. Lo spessore va da 1 a 2 metri. Vedi qua? Sì. Comunque per sfruttare questo spessore all'interno si creano le stanze da letto, le alcove si chiamano. E lo scarto di lavorazione viene buttato qui dentro alla rinfusa creando isolamento termico naturale. Si chiama riempimento a sacco. Questa è la muratura. La parte superiore è fatta sempre in due parti. Questo interno qui si chiama cannela o candela ed è una falsa cupola. Va su ad anelli. Ogni cerchio che chiude è chiave a se stesso. Come gli igloo, come i forni, come le piramidi. Quando noi creiamo questo qui, la cannela, la pietra viene messa piatta. Un quarto all'interno, tre quarti all'esterno. Quindi il baricentro va verso fuori. Non può mai andare giù in questo modo. Questo non lo vediamo, quello che noi vediamo invece sono le chiancarelle, queste qui. Sì. Nascono sempre bianche, lo smog, le intemperie l'hanno sporcata in questo modo. Vi è messo un po' a scivolo per la raccolta dell'acqua, alla fine di tutto si mette il pinnacolo, dove c'è il piatto con la pallina, che fa da peso ed è l'unico punto dove si mette un po' di malta intorno. Così diventa un unico corpo, l'acqua come batte tranquillamente giù nella cisterna. Lo scarto di questo qui, non dimentichiamo, va a finire qui dentro. Sempre per fare il salamento. Sì, fino alla cima, senza malte e senza niente. Così l'aria circola e forma una camera di aireazione, quindi aria condizionata naturale. Per questo motivo il trullo è fresco d'estate ed è caldo d'inverno, mantiene sempre una certa temperatura. Quindi d'estate fuori stanno i 40-45 gradi, nei trulli sono 20-22 gradi. D'inverno, mentre diciamo la casa moderna al trullo, la differenza ci sono intorno ai 5-6 gradi di differenza. Se nella casa moderna ci sono 5-6 gradi, in altri ci sono 5-6 gradi in più, 12-13 gradi, è ottimo, già parte molto bene. Torniamo indietro nella storia. Quando qui venivano gli ispettori da Napoli per controllare la zona, il contadino bastava tirare fuori una pietra sola e una piccola parte del trullo andava giù, per far vedere che non c'era abitazione. Si chiama chiave di volta, si tirava dall'esterno con dei cavalli e delle corde, la chiave di volta era questa qui. Faccio vedere qual è. Questa è la chiave di volta. Per quando vieni spento, tirando questa, esplodeva una piccola parte del trullo in questo modo e faceva vedere che non c'era casa, niente abitazione, niente casa. Cascava giù in questo modo, perfetto. Non tutto quanto. Copriva le stanze. Si vedeva il cielo, non era più abitabile. Quindi il conte poi imbrogliava gli ispettori, diceva: non so niente, vabbè, solite cose. Tecnicamente, questo qui è il trullo. Va bene, con qualche domanda? Perfetto. È vero che c'è il trullo, il maschio e la femmina? Quello non è maschio e femmina. Quando nasceva una famiglia, un figlio o una figlia, il proprietario del trullo faceva il trullo accanto, ci metteva il pinnacolo sopra. Se il pinnacolo era soltanto col piatto, senza pallino, vuol dire che era femminuccia. Con la sfera sopra, maschietto. Era come adesso che si mette il fiocchetto, no? Prima invece si faceva in quel modo lì, per dire nato una femminuccia o un maschietto. Sì, fantastico. Poi ci sono quei simboli sopra i trulli pure, quei disegni fatti in calce, erano simboli propiziatori, si metteva contro l'invidia, auguri per il raccolto, era per il bene della famiglia,
era un modo di parlarsi una famiglia con l'altro, lo stato d'animo si trovava in un certo periodo, in tristezza o in felicità. Quindi tramite il simbolo si individuava la famiglia come stava. Grazie. Prego.